Bibbie, pensiamo che diventerà un libro di circa 600 pagine. Eh sì, con 2380 immagini diventa così. Testi, antologia critica, cose di questo tipo. Uscirà, prevediamo, se tutto va bene, collabora con tutta la squadra di professionisti della Spirale che sta lavorando, tutti specialisti per questa materia. Presumibilmente dovrebbe uscire per fine ottobre, quindi è andato. Qui avete anche una sorta di cielo di anticipazione di De Piano che illustra e vi consente anche di prenderlo in prenotazione, per cui direi che dobbiamo farci tutti gli auguri e sperare che tutto funzioni bene e che soprattutto esca perfetto. Deve uscire perfetto, però non possiamo, perché è il monumento, è il libro più importante per due verbi che ci sarà. Passo la parola al professor Francesco. Se tutto va bene è solo un fatto tecnico. Assolutamente, assolutamente. Finora di 15 giorni di mese. È un lavoro di controllo, relazionale, i grafici, perché può cadere. Spesso nei libri di impostazione e stabilità. Assolutamente. Quindi se non è ottobre bene. Sì, giusto, bravo. Sì, sì, poi essendo anche tecnicamente la collana più importante della casa editrice, ed avendo anche dimensioni, 600 pagine, un volume, un componimento, anche dei problemi tecnici e dei tempi più lunghi di realizzazione. La cura deve essere perfetta anche nell'oggetto, anche nella raffinatezza e cura tipografica. Beh, facciamo anche cose in maniera anche veloce quando facciamo i cataloghi di mostra, per esempio, dove ci sono dei tempi. In questo caso però dal primo all'ultimo della squadra che ci sta lavorando fino al legatore, devo dire, passando dalla stampa, dalla fotolibro, da lei, sono tutti al massimo livello e sono i più bravi della parte. A lei, professore. Alessandro Bonfanti ha introdotto la realizzazione, l'esecuzione di questo catalogo, la messa in opera. Io sono stato coinvolto con piacere da Alessandro in particolar modo a un intervento questa sera, proprio perché Luciano Carame, che molti di voi conoscono, è in questo periodo un po' meno in forma, sì, non si sente molto di partecipare a situazioni come questa, e però io appunto ho avuto la fortuna di seguire, studiare con Luciano Carame, di essere un suo allievo, come diceva Alessandro Bonfanti, e quindi la prima cosa che voglio un po' qui dire in testimonianza è l'importanza, non solo l'importanza di questo lavoro in sé, ma il legame che ha con la figura e lo studio e l'opera di Luciano Carame. Devo forse alzare la voce? Se no, perché non capisco se cerco di parlare a voce un po' più alta, che mi sembra meglio che non l'amplificazione limitata. No, dicevo questo di una testimonianza, in quanto in questi anni in cui mi sono trovato a sostituire in un certo senso Luciano Carame, che ha lasciato l'insegnamento universitario nel 2009, ho sempre seguito da vicino quello che lui ha fatto e ha proseguito la sua attività, anche se a seguito di quelle situazioni che probabilmente molti di voi conoscono, per cui in un anno e mezzo di malattia ha incontrato sicuramente difficoltà a procedere nel lavoro. Ho seguito però questa attività, questa attenzione che ha proseguito a dedicare per Arturo Vermi, per il catalogo generale.
tramezzata per esempio da una tappa come la mostra Il segno del segno, che tenne qualche anno fa alla Galleria del Credito Valtellinese, la maggiore ricostruzione fino ad oggi dell'attività e della presenza storica del gruppo del Cenobio, di cui Arturo Vermi è stato uno dei protagonisti nei primi anni 60. Ho visto spesso, appunto, anche la studiosa che ha affiancato Luciano Carave all'università e nelle riunioni in cui proseguivano nel mettere a fuoco Lorenza Nata, nel mettere a fuoco quanto serviva all'elaborazione del catalogo generale. Ora, come diceva Alessandro Bonfanti, il catalogo ragionato di un artista, il catalogo generale, come si voglia, la distinzione è quasi più nella definizione che nella sostanza, è un momento fondamentale per mettere a fuoco non solo il percorso ma la quantità delle opere. Spesso gli artisti non hanno nemmeno loro la percezione di quanto abbiano davvero lavorato, solo il momento in cui si tratta un po' di tirare le somme di una certa fase, di un certo periodo. Ci sono artisti che hanno seguito il loro catalogo ragionato o hanno contribuito a realizzarlo, fino ad un certo punto. Ha messo per esempio nel catalogo recentemente di cosa ispirato, che si mette il suo attivo e che ha pubblicato, ha avuto la possibilità di aver pubblicato il suo catalogo generale un anno fa con una grande qualità editoriale che è quella che garantisce appunto il marchio ispirato. Mettere insieme i materiali appunto vuol dire seguire il percorso di ciascuno dei pezzi, ricomporre il percorso di ogni frammento dell'opera di un artista, un'ambizione che non potrà mai essere definitiva. Il catalogo ragionato, il catalogo generale è sempre un punto d'arrivo all'interno della sistemazione storiografica e della storia dei singoli pezzi. Nello stesso tempo è un punto di partenza per gli studi un autore, perché da quel momento in poi potrà essere maggiormente agevolato il lavoro di chi vorrà esercitarsi nei confronti, nelle analisi, negli approfondimenti che singoli momenti dell'opera di un artista, magari trascurati dal mercato, trascurati fino a un certo punto dell'esistenza, dallo stesso artista, perché ci sono autori che quando cambiano stile, cambiano genere, cambiano tendenza, rinunciano, tralasciano, abbandonano come i quadri rivolti verso la parete, tutto quello che ha preceduto una certa fase o quello che in un certo periodo della loro vita viene messo un po' tra parete. E qui invece il catalogo generale in questo può essere anche impietoso nel mettere a fuoco a volte il tutto di un artista. O può permettere di dare scoperte. Abbiamo nella storiografia della storia dell'arte un notevole impulso e diversificazione delle tipologie di studio sul catalogo generale dagli anni 70 ad oggi. Fino a qualche decennio fa il catalogo generale di un artista, e si parlava soprattutto degli artisti diciamo dell'Ottocento, del primo Novecento, si risolveva in una sistemazione cronologica, in un accumulo di informazioni che vertevano poi sulla singola opera, dando attenzione ai singoli pezzi e tralasciando altri, e lasciando di altri solo le informazioni essenziali. Le tipologie dei lavori artistici sviluppati nella seconda metà del Novecento hanno portato a far maturare anche altre valenze. Penso per queste come un modello importante per chi si occupa e realizza cataloghi generali al lungo lavoro svolto da Enrico Crispolti su Lucio Fontana. Enrico Crispolti è un esempio per tanti storici dell'arte italiani del contemporaneo, essendosi occupato tra l'altro in tempi sovrapposti dei due autori che sembrano agli antipodi l'uno dell'altro,
Renato Guttuso e Lucio Fontana. E la catalogazione di Lucio Fontana dal 74 al 2006 conosce ben 4 edizioni e in queste diverse fasi il punto comune è stato, nello sguardo, nella scelta critica di Enrico Crispolti, ragionare non in termini strettamente cronologici, cosa che avrebbe mostrato un artista come Lucio Fontana, una specie di incerto inventore di tante strade che sembrano mai risolte, tutte abbandonate, e invece tutte proseguono sommerse dentro la materia, dentro lo spazio, dentro l'ambiente, eccetera, eccetera, nel disegno. Ed ecco che allora la divisione è stata per tipologie di lavoro che si sovrappongono in una stratificazione del modo di agire. Accenno a questo non per una specie di esercizio storiografico astratto, ma perché questo ricade anche nel lavoro catalogatorio che è stato compiuto attorno alla figura di Orfilo Verdi, non a caso. Ecco, c'è una affinità chiaramente nel parlare di Arturo Vermi in relazione a Lucio Fontana. Arturo Vermi è uno dei molti e diversi artisti che hanno subito, introiettato e sviluppato qualcosa della lezione di Fontana, portandola avanti per altre strade che non fossero necessariamente sopra di Lucio Fontana. Non è stato spazialista, ma il gruppo del Cenobio e l'attività di Arturo Vermi nei primi anni 60 lo testimonia molto bene, anche nelle opere che sono raccolte in questa sala, dove è presente un ragguardevole ciclo che esemplifica molto bene i diversi momenti dell'opera di questo artista. Ha operato su quell'azzeramento, invenzione del segno, rapporto sullo spazio-tempo che introduce quindi alla categoria spazio la dimensione esistenziale che è nel suo diario, nel segno che si ripete nell'ossessiva incisione, che poi però conosce una rarefazione. Vermi poteva diventare opalca, cioè fermarsi a un lavoro rigoroso, rigorosissimo, che diventava quella cosa lì e sarebbe stato un pre-opalca. Vermi invece ha passato quella fase e ha inventato altre cose che si spiegano molto bene, direi, attraverso quei diversi strati a cui facevo riferimento di un lavoro che prosegue nel corso del tempo su diverse tipologie. E questo lo vedrei, come lo stesso Luciano Caramel fa nel introdurre il catalogo generale e anche in altri suoi testi precedenti su questa situazione, come una via possibile in quei primi anni 60 alternativa a quella via tecnologica, quella appunto del gruppo T, gruppo del Cenobio. Sono due esperienze milanesi che si toccano o si passano, no, si passano il testimone non è esatto a dirlo, ma si sfiorano, si incontrano, operando però su criteri radicalmente diversi. Sono e vi potranno essere dei punti di congiunzione se li leggiamo in una contestualizzazione teorica, ma l'operatività è differente. Questo lavoro sullo spazio-tempo e sul concetto di presenza che emerge dopo questa specie di svuotamento, di azzeramento che viene fuori da quanto anche altri come Manzoni e Castellani hanno spinto, hanno promosso nei primi anni 60 a Milano, e qui c'è l'altro grande tema: come e quanto quella situazione riusciva ad essere in sintonia a distanza di chilometri con quelle esperienze che sicuramente hanno avuto a livello mondiale più fortuna in quel momento, cioè quelle americane, di un azzeramento che passa attraverso i primordi della minima, attraverso Robert Ryman e altri personaggi di questo tipo, facendo però un lavoro radicato anche in una dimensione, potremmo dire, di continuità storica. L'organizzazione del catalogo è in 9 ambiti, dove il
tema del superamento dell'informale è centrale per il periodo che va tra il 59 e il 63, ma poi appunto emerge una categoria del segno che non a caso attraversa tutta l'esistenza artistica ed personale di Vermi dal 59 all'88, ma ancora tra il 61 e l'88 un'altra categoria è figure e presenze nello spazio-tempo, cioè quell'identificazione anche di una dimensione, diciamo, di partecipazione personale al vissuto tradotto in un segno. Ancora si arriva agli approdi tra il 65 e l'84, vedete che queste cose entrano e proseguono insieme ad altre. Gli inserti, un'altra categoria che si collega anche al tema dell'uso dell'oro e dell'argento come materiali che sono immateriali, e poi la felicità, un ciclo che scaturisce nel 72 e prosegue anch'esso fino al termine dell'esistenza sulla terra di Arturo Vermi. In più poi la parte propriamente delle sculture e infine una sezione che tocca altre esperienze. Devo dire, sono alle prese anch'io in questo periodo con la catalogazione di due artisti molto diversi tra loro, e in un caso il problema proprio della categorizzazione e della periodizzazione è fondamentale per avviare la fase di ricostruzione del mito. Queste categorie e il confronto che emerge naturalmente con il livello critico e il livello della documentazione di quanto Arturo Vermi ha detto oltre che fare, mi piace citare tra le diverse un brano che può essere utile a spiegare il passaggio dalla dimensione, diciamo, del segno che diventa diario alla dimensione dello spazio-tempo, che mi sembra la categoria centrale non solo per Einstein ma anche per Vermi, in una qualificazione che però forse ci è per certi versi più vicina. Dice Vermi: dai diari fatti ormai 10 anni fa, nei quali ho voluto cancellare la superficie e lo spazio, non solo fisico, su cui il pittore era costretto ad operare, cominciai a sentire l'esigenza di un respiro, di una pausa, come quando uno urla di rabbia per anni e anni e si sente spossato, sfinito, distrutto. E poi la necessità di una calma, di un silenzio. E così cominciai a riavermi piano piano, a sentire alcuni valori affiorare. Valori semplici, allo stato brado, essenziali e puri. Ed ecco che trovai la pagina bianca, lo spazio, ma non per riempirlo, bensì per spogliarla e lasciargli un segno orizzontale argenteo in mezzo a un blu, oppure due segni in mezzo a tutto il quadro vuoto. E così quella serie la chiamai paesaggio. Segni in un angolo in basso a destra di chi guarda il quadro. Questo è importante che lo dica, perché fu questo lavoro che indicò il significato vero di spazio, cioè lo spazio è tale in quanto noi siamo un punto in esso. Quel lavoro, con due segni argento, che ha per titolo la citazione di un testo poetico famoso. E venne subito sera, ecco appunto. Siamo quasi. La citazione, il riferimento, Quasimodo Ungaretti. Serve a rivelare, no? Siamo portati un po' tutti nelle memorie della scuola
media, delle scuole superiori, a cogliere in quella poesia diventata ormai classica italiana, data attraverso due righe, un'immagine, il senso del tutto. A volte c'è ancora una ritrosia di fronte ad un autore che raccoglie in una sintesi estrema, in un segno che si ripete, in un segno che è unico, rimane in uno spazio vuoto, la capacità di rappresentare questo tutto. Mi sembra che in questo, nello sguardo, nella scelta critica di Enrico Crispolti, ragionare non in termini strettamente cronologici, cosa che avrebbe mostrato un artista come Lucio Fontana, una specie di incerto inventore di tante strade che sembrano mai risolte, tutte abbandonate, e invece tutte proseguono sommerse dentro la materia, dentro lo spazio, dentro l'ambiente, eccetera, eccetera, nel disegno. Ed ecco che allora la divisione è stata per tipologie di lavoro che si sovrappongono in una stratificazione del modo di agire. Accenno a questo non per un specie di esercizio storiografico astratto, ma perché questo ricade anche nel lavoro catalogatorio che è stato compiuto attorno alla figura di Orfilo Verdi, non a caso. Ecco, c'è una affinità chiaramente nel parlare di Arturo Vermi in relazione a Lucio Fontana. Arturo Vermi è uno dei molti e diversi artisti che hanno subito, introiettato e sviluppato qualcosa della lezione di Fontana, portandola avanti per altre strade che non fossero necessariamente sopra di Lucio Fontana. Non è stato spazialista, ma il gruppo del Cenobio e l'attività di Arturo Vermi nei primi anni 60 lo testimonia molto bene, anche nelle opere che sono raccolte in questa sala, dove è presente un ragguardevole ciclo che esemplifica molto bene i diversi momenti dell'opera di questo artista. Ha operato su quell'azzeramento, invenzione del segno, rapporto sullo spazio-tempo che introduce quindi alla categoria spazio la dimensione esistenziale che è nel suo diario, nel segno che si ripete nell'ossessiva incisione, che poi però conosce una rarefazione. Vermi poteva diventare opalca, cioè fermarsi a un lavoro rigoroso, rigorosissimo, che diventava quella cosa lì e sarebbe stato un pre-opalca. Vermi invece ha passato quella fase e ha inventato altre cose che si spiegano molto bene, direi, attraverso quei diversi strati a cui facevo riferimento di un lavoro che prosegue nel corso del tempo su diverse tipologie. E questo lo vedrei, come lo stesso Luciano Caramel fa nel introdurre il catalogo generale e anche in altri suoi testi precedenti su questa situazione, come una via possibile in quei primi anni 60 alternativa a quella via tecnologica, quella appunto del gruppo T, gruppo del Cenobio. Sono due esperienze milanesi che si toccano o si passano, no, si passano il testimone non è esatto a dirlo, ma si sfiorano, si incontrano, operando però su criteri radicalmente diversi. Sono e vi potranno essere dei punti di congiunzione se li leggiamo in una contestualizzazione teorica, ma l'operatività è differente. Questo lavoro sullo spazio-tempo e sul concetto di presenza che emerge dopo questa specie di svuotamento, di azzeramento che viene fuori da quanto anche altri come Manzoni e Castellani hanno spinto, hanno promosso nei primi anni 60 a Milano, e qui c'è l'altro grande tema: come e quanto quella situazione riusciva ad essere in sintonia a distanza di chilometri con quelle esperienze che sicuramente hanno avuto a livello mondiale più fortuna in quel momento, cioè quelle americane, di un azzeramento che passa attraverso i primordi della minima, attraverso Robert Ryman e altri personaggi di questo tipo, facendo però un
lavoro radicato anche in una dimensione, potremmo dire, di continuità storica. L'organizzazione del catalogo è in 9 ambiti, dove il tema del superamento dell'informale è centrale per il periodo che va tra il 59 e il 63, ma poi appunto emerge una categoria del segno che non a caso attraversa tutta l'esistenza artistica e personale di Vermi dal 59 all'88, ma ancora tra il 61 e l'88 un'altra categoria è figure e presenze nello spazio-tempo, cioè quell'identificazione anche di una dimensione, diciamo, di partecipazione personale al vissuto tradotto in un segno. Ancora si arriva agli approdi tra il 65 e l'84, vedete che queste cose entrano e proseguono insieme ad altre. Gli inserti, un'altra categoria che si collega anche al tema dell'uso dell'oro e dell'argento come materiali che sono immateriali, e poi la felicità, un ciclo che scaturisce nel 72 e prosegue anch'esso fino al termine dell'esistenza sulla terra di Arturo Vermi. In più poi la parte propriamente delle sculture e infine una sezione che tocca altre esperienze. Devo dire, sono alle prese anch'io in questo periodo con la catalogazione di due artisti molto diversi tra loro, e in un caso il problema proprio della categorizzazione e della periodizzazione è fondamentale per avviare la fase di ricostruzione del mito. Queste categorie e il confronto che emerge naturalmente con il livello critico e il livello della documentazione di quanto Arturo Vermi ha detto oltre che fare, mi piace citare tra le diverse un brano che può essere utile a spiegare il passaggio dalla dimensione, diciamo, del segno che diventa diario alla dimensione dello spazio-tempo, che mi sembra la categoria centrale non solo per Einstein ma anche per Vermi, in una qualificazione che però forse ci è per certi versi più vicina. Dice Vermi: dai diari fatti ormai 10 anni fa, nei quali ho voluto cancellare la superficie e lo spazio, non solo fisico, su cui il pittore era costretto ad operare, cominciai a sentire l'esigenza di un respiro, di una pausa, come quando uno urla di rabbia per anni e anni e si sente spossato, sfinito, distrutto. E poi la necessità di una calma, di un silenzio. E così cominciai a riavermi piano piano, a sentire alcuni valori affiorare. Valori semplici, allo stato grado, essenziali e puri. Ed ecco che trovai la pagina bianca, lo spazio, ma non per riempirlo, bensì per spogliarlo e lasciargli un segno orizzontale argenteo in mezzo a un blu. Oppure due segni in mezzo a tutto il quadro vuoto. E così quella serie la chiamai paesaggio. Segni in un angolo in basso a destra di chi guarda il quadro. Questo è importante che lo dica, perché fu questo lavoro che indicò il significato vero di spazio. Cioè lo spazio è tale in quanto noi siamo un punto in esso. Quel lavoro, con due segni argento, che ha per titolo la citazione di un testo poetico famoso. E venne subito sera, ecco appunto. Siamo quasi.
la citazione, il riferimento Quasimodo Ungaretti, serve a rivelare, no? Siamo portati un po' tutti nelle memorie della scuola media, delle scuole superiori, a cogliere in quella poesia diventata ormai classica italiana, data attraverso due righe, un'immagine, il senso del tutto. A volte c'è ancora una ritrosia di fronte ad un autore che raccoglie in una sintesi estrema, in un segno che si ripete, in un segno che è unico, rimane in uno spazio vuoto, la capacità di rappresentare questo tutto. Mi sembra che in questa identità, questa affinità col linguaggio poetico si possa spendere qualcosa dell'importanza, dell'originalità di un lavoro come quello di Arturo Verbi, rigorosissimo, serissimo, che per qualche verso è rimasto anche un po' chiuso in un ambito di conoscitori, appassionati, limitato, ma che grazie, penso, anche al catalogo ragionato, al catalogo generale della sua opera, possa ottenere una nuova presenza. Al catalogo, appunto, Luciano Caramel tiene molto e quindi parlo un po' in sua specie. È importante il lavoro di collaborazione delle studiose che hanno seguito appunto dall'inizio ed ora nella fase di completamento, Lorenza Nave, Lorenza Caccia dell'Unione e Camilla Caccia dell'Unione, trascina l'altra, no? E Rino Fondandè, che è colui che ha spinto da tanto tempo che questo lavoro possa arrivare al suo approdo. Camilla Caccia Dominioni.